Una cosa interessantissima che voi fate, è interessante, faccio un preambolo qua, perché io ho imparato a fare orticoltura in un paese in cui tu non puoi fare ortaggi se non ti fai le piantine, cioè proprio non esiste l'opzione perché ci sono un vivaio ogni 1.000 km. È interessante vedere, ora che siamo in Italia, come qui invece non c'è la cultura di farsi il semenzaio, cioè chi fa l'agricoltore compra le piantine da un vivaista, ci sono un miliardo di vivai, più vivai che aziende agricole, e quindi è stato molto interessante, fra le mille altre cose interessanti che voi fate, vedere che voi, un po' come facevamo noi su, avete un semenzaio professionale, con un design, una progettazione pensata bene, e che vi fate tutta la pianificazione delle piantine per tutti gli ortaggi che piantate durante l'anno. Quindi qua vediamo un semenzaio. Ci volete scrivere un po' come è pensato il vostro semenzaio e come la struttura proprio, come è fatto e quanto è grande e come lo usate? Sì, per dimensionare un semenzaio noi solitamente facciamo un conto molto semplice, cioè nel senso si conta il quantitativo di piante che ti servono durante l'anno e dividi alla metà. E supponiamo, io faccio sempre questo esempio qua, hai bisogno di 20.000 piante, calcolo le 10.000, poi misura il tuo plateau, ok? E in base all'area del tuo plateau misuri quanto grande deve essere l'area. Quindi il tuo piatto quante piantine contiene e da là riesci a capire quanto grande è l'area, insomma, dei tuoi tavoli. E quindi qua è stata fatta la stessa cosa, questo calcolo è stato fatto da noi e abbiamo creato questi tavoli, diciamo, low cost, perché se no, se dovevamo acquistarli costavano troppo, quindi con poche centinaia di euro, con del materiale abbastanza semplice e facile da reperire, ce li siamo costruiti. Non sono altro che dei tavoli riscaldati con delle serpentine da pavimento e un termostato e uno strato di, in questo caso è sabbia, ma andrebbe bene qualsiasi materiale, insomma, drenante anche perché la sabbia ci serve anche come, noi la bagniamo inizio stagione, no? Ci serve come conduttore. Quindi praticamente bagnandola d'acqua mettiamo sopra i piatti e il calore che diffonde la resistenza viene distribuito in modo abbastanza omogeneo. Quindi tutta questa roba qua è dimensionata ovviamente in base al volume di piante che bisogna fare. C'è da prestare attenzione perché questo è un impianto che funziona con la corrente elettrica, quindi io in campo ho 3 kW. E questo impianto mangia più o meno 1 kW quando sono tutti e due accesi. Sì, sono 1000 watt di potenza quando tutti e due vanno. Immaginiamo poi se fuori c'è la neve, stanno andando i tavoli, Certo. cioè va veramente a totale. Da calcolare ovviamente, perché lo puoi replicare fino a quando arrivi a 3 kW, se no devi farti il contatore da 6 kW, ma non so... Se conviene, sì. Va ridimensionato, va calcolato anche in questo modo qua. Ci sono altri sistemi che sono molto più onerosi, che sono quelli magari a gas, oppure potrebbero essere anche con l'acqua calda, quindi hai bisogno però di tutto un sistema di caldaie, pompe, miscelatori e tutto l'ambara da valvole, tutto l'ambara che ci va dietro, quindi in rapporto diciamo a risultato, costi ed efficienza, questo diciamo è il sistema quello più meno costoso, meno oneroso che praticamente ognuno di noi può farsi tranquillamente senza dover chiamare un idraulico, un tecnico per montare robe. L'abbiamo integrato adesso attualmente dentro una serra per un discorso di spazi perché prima avevamo una struttura dedicata, ma molte volte costruire queste semenzali sono molto più, cioè, hanno molta più efficienza se sono fatti all'interno di una struttura già esistente. E molto spontaneo questi tavoli, se vengono anche costruiti in modo leggero, possono essere anche sbaraccati fuori, cioè quindi introdotti dentro la serra, poi tirati fuori e utilizzati all'esterno. Il fatto che noi ci facciamo le piante è semplicemente per il fatto che noi qui non abbiamo uno dei vivai che hanno dei prezzi abbastanza decenti che ci fanno star dentro con i costi di produzione, nel senso che comunque se devo comprare delle piantine in un vivaio qua vicino, cioè, non ci sto dentro con i Sì. costi.
Potrei acquistarle da dei vivai più distanti, però dovrei avere la sbatta di andare a prendermeli e questo significa fare magari un'ora e mezza di strada e anche no. E soprattutto quando si comincia ad avere anche dei calendari stagionali delle colture molto abbastanza fissi, un trapianto uno dietro l'altro, ma magari con tempistiche diverse, anche magari semplicemente anche 10 giorni l'uno dall'altro. Perché magari quei 10 giorni ti cambia l'epoca di Certo. raccolta, che devi farlo in cassetta, quindi in un sistema tipo il nostro, di CSA, cioè, questo sistema si sposa benissimo. E poi invece la passione, non ho mai comprato una piantina quando ero all'orto, mi sono sempre fatto le piantine, quindi perché non portare avanti questa cosa, insomma, anche qua. E all'interno di questo semenzaio, quindi una delle tecniche che usate o sono tutte le piantine fatte con i soil blocks? Inizialmente sì, anzi inizialmente plateau di recupero, però quei plateau che si recuperano ovviamente non durano tanto, occupano tanto spazio e quindi sull'idea di riscaldare un semenzaio bisogna ridurre gli spazi per rendere più economica la spesa poi di consumi. Quindi abbiamo eliminato il fatto di utilizzare i plateau. E abbiamo utilizzato appunto la block soil anche per eliminare plastica soprattutto e anche perché è un sistema che a me piace tantissimo, nel senso che comunque al di là della riduzione della plastica c'è anche proprio un discorso di quando andiamo a trapiantare questi cubetti di terra le piante rispondono 100 volte meglio rispetto a qualsiasi altro tipo di sistema. Che sia plateau, che sia adesso noi utilizziamo il sistema paper pot, ma comunque quando vado a trapiantare un cubetto fatto con la block soil, pianta parte subito, subisce meno stress di trapianti e comunque ha una risposta sempre migliore. Poi è un sistema molto anche semplice, perché una volta che si va a acquistare questa stampa, questa cubettatrice, alla fine l'unica cosa che dobbiamo procurarci sono dei piatti. Adesso, questi sono dei piatti che mi sono procurato, ma in realtà si può stampare anche su dei vassoi di legno, dei ripiani di legno. Non ti dà il problema che poi se la roba sotto, cioè se il vassoio che usi non ha l'aria sotto, cioè non è aperto, ti si legano le radici quando poi vai a rigare i cubetti? Perché questo è un problema che ho visto e quindi molti consigliavano, no, di utilizzare delle cassette aperte o dei vassoi aperti sotto, perché per evitare che si crea questo tappeto. Sì, sai cosa? Io penso che dipenda molto da quando tu poi vai a trapiantare e quanto tu tieni le piante in vassoio. Sì. Noi le teniamo veramente poco, nel senso adesso qua abbiamo dei cotiledoni, fa conto che quando verranno fuori le prime due fogliette, noi buttiamo già Buttiamo. giù. Ma questo mi ha portato anche a fare sta roba qua, anche col sistema paper pot che adesso adottiamo, non ti puoi permettere di avere piantine troppo grandi. Certo. Perché poi là si è veramente un casino di sgregare tutte queste radici Sì, da sì, una sì. lupara. E quindi, e invece il substrato che utilizzate è uno substrato professionale o fate un vostro mix per riuscire a fare i soil blocks ed è diverso da quello del paper pot. Poi parliamo di paper pot nel dettaglio. Sì, il substrato è un substrato che ci facciamo noi, nel senso, non è che ci facciamo noi, compriamo la torba, fondamentalmente, un terriccio da semina. E poi lo andiamo a ridurre di volume inserendo del compost dentro o dell'humus di lombrico, poi in base a quello che ho al momento, insomma. Solitamente facciamo un rapporto grosso modo 1 a 6, 1 a 10 se è humus di lombrico. E la miscela che noi andiamo a fare, cioè, identica sia che utilizzo un sistema all'altro, quindi non è che ho un Ok. terriccio specifico per la block soil. Chiaro è che quando sono andato a prendere, io ho un'azienda che produce praticamente questi terricci non molto distante da noi, più o meno a una mezz'oretta di strada. Sono andato là, l'ho visitata, ho parlato, ho guardato praticamente la vagliatura di questa torba. E è una vagliatura che non è né troppo fina. E comunque la farebbero più adatta magari per ripicchettature e altre cose. È una vagliatura che non è neanche troppo grossa, quindi
Funziona molto bene per far block soil, ma anche per alveolo o per altri tipi di sistemi, di semine, insomma. Quindi può essere, ecco, non usiamo Un sistema magari. molto interessante che vediamo, no, spesso in questi contesti di market garden, soprattutto in America, in Canada, a volte in Francia, però non è molto diffuso in Italia. Voi lo usate per quali colture e come vi trovate con questo sistema? Attualmente è solo per brassiche, solanacee e cucurbitacee. Tutto il resto abbiamo trasferito in paper pot. Quindi tutte quelle colture che hanno Scusami bisogno. Dimitri, ci siamo persi. Aspetta un attimo. Aspetta. Ci sei? Mi senti adesso? Sì. Scusa, mi sono perso tutto. Allora, ti avevo fatto una domanda sul paperpot, l'hai sentita? No. No, stavo Però tu stavi dicendo rispondendo. una cosa. Ripeti quello che mi avevi detto perché non si è sentito niente per un minuto, tipo. Sì, no, mi avevi chiesto quando usiamo la block soil e la paperpot. La block soil la usiamo solo per solanaceae, cucurbitacee e brassicacee. E non tutte le brassicacee. Per esempio, la Mizuna, no, usiamo paperpot. Solitamente per quelle culture che richiedono anche spazio proprio fisico, quindi una zucchina, una zucca, un pomodoro, un peperone, una melanzana, bisogna anche di spazio che ovviamente su una losanga paper pot non ci starebbe mai. E anche quelle che hanno bisogno magari o che gradiscono magari una ripicchettatura come ad esempio il pomodoro o come le solanacee un po' in generale. Quindi sì. È stato drasticamente ridotto l'utilizzo della soil blocker. Da una parte è anche una tecnica che consuma anche molto terriccio, però vabbè, è un problema diciamo fin là, ma più che altro l'abbiamo ridotta proprio per una ragione di tempo. Cioè, abbiamo trovato questo attrezzino che adesso vediamo in foto che ci ha svoltato la vita, insomma. Ci ha permesso di andare al mare ogni tanto di sabato e domenica, ecco, durante la stagione. Cioè quindi poi la preparazione delle aiuole prima del paper pot, qual è? Se deve essere particolare perché è un pochino più delicato. E un'altra cosa che ti volevo chiedere invece queste strisce, diciamo, di losanghe di cartone, in passato c'era questo problema che non si decomponevano perché avevano un fungicida o non si potevano compostare. Come vi siete trovati voi in questa situazione? Beh, sul discorso della carta là, sì, è vero, è pessima, nel senso che da una stagione all'altra ti ritrovi la carta. Quindi è molto più semplice, secondo me, estrarla e E metterla a metterla parte. da un'altra parte o anche su un compost o boh, che pensare di riuscire poi a lasciarla nel terreno che si decomponga. Non basta un anno e probabilmente neanche due, credo. È abbastanza lunga da decomporsi, anche se so che adesso avevano fatto delle losanghe Sì, è vero. zappa, insomma. Quindi la piantina fa le radici sotto, ma non attraverso, cioè non attraversa quella carta, perché se non si decompone, no. No, va sotto, va solo sotto, è proprio è un cilindretto aperto sotto e sotto Ok. trova il vassoio. Sì. E stare attenti poi a non farla radicare troppo, perché se trova il vassoio, quel vassoio anche perforato non si estrae più, cioè quindi è un disastro. È stra interessante come attrezzo, perché sia veloce sia nella semina e anche nel trapianto, quindi si ottimizza tantissimo i tempi. Quando sei magari in due persone a mandare avanti tutta la realtà agricola, è come se avessi un altro uomo praticamente in Sì. E campo metallico, ma che non come parla. costi invece queste losanghe? Cioè, alla fine avete calcolato che il risparmio di tempo è enorme rispetto al costo che poi vi comporta. Cioè, se doveste pagare qualcuno il vostro tempo per piantare, alla fine ci coprite abbondantemente il costo delle losanghe, giusto? Beh, questa macchina qua praticamente con solo il tempo che noi abbiamo guadagnato in una stagione già siamo pagata. Sono più di 2000 e passa euro di macchina, comprese le losanghe, quindi ha un costo.
ha un costo e infatti quando va acquistata bisogna insomma sì, farsi due conti. Nel mio caso mi ha svoltato in modo veramente grande, nel senso che qui non sto risparmiando praticamente ore, ma giornate di lavoro e anche settimane di lavoro di trapianti, perché ne abbiamo veramente tanti durante la stagione, uno dietro l'altro, e Sì. potendolo fare con questa metodologia, chiaro che ha rivoluzionato proprio il nostro modo di trapiantare, sicuramente. E la preparazione del terreno prima di passare il paper pot è particolare rispetto agli altri aiuoli oppure è praticamente la stessa? Sì, la paper pot come le seminatrici hanno bisogno di terreni quasi perfetti e quindi anche là bisogna, se ci sono le colture di copertura, bisogna pensare per tempo. Quindi nel programma che noi andiamo a fare stagionale, noi sappiamo quando si va a trapiantare la losanga e quando si va a fare un trapianto con la losanga, sappiamo che quel terreno deve essere abbastanza libero. Quindi se c'era del materiale organico deve essere abbastanza già processato bene, decomposto bene, o se no c'è un trick che noi utilizziamo quando magari non riusciamo a essere così veloci, è quello di passare dove si vedono praticamente le file del trapianto, dove è stata srotolata la carta, ecco lì si passa con una zappetta fatta più o meno a V. Quindi si va a pulire il solco in modo che non ci sia materiale organico grosso che andrebbe poi a intralciare la macchina, il trapianto. E questo è un po' un trick che utilizziamo quando praticamente ci troviamo a avere dei letti troppo pieni di materiale. Sul cippato invece trapianta veramente bene. Sul cippato funziona egregiamente. Volevo far vedere le losanghe perché ne abbiamo parlato, nella foto non si vedono, magari la gente dice cosa sono queste losanghe e quindi sì, sono queste diciamo catene che si piegano e poi si aprono di cartone. Ottimo, molto interessante. Lo guardo da tempo questo sistema e sempre tentato un po' di provarlo. Vincolante, è un sistema vincolante, ti Sì, una vincola a volta che ce l'hai. ristrutturare il tuo orto. Se sei fortunato che hai già fatto le aiole giuste per tempo, tipo nel mio caso, mi è andata bene, funziona bene. Se no, devi un po' ristrutturare, perché se no il costo di acquisto di una losanga, che grosso Avrei modo, giustificato. esatto, sì. Così attualmente noi riusciamo a fare piantine dal costo di 5-6 centesimi a piantina, Ok. compreso di losanga e compreso di terriccio e di seme. Ottimo. Se andiamo a sprecare losanga, è chiaro che dopo non Non ci rientri più, certo. ci sta più. E anche sulle semine, quindi è un sistema particolare. 264 piantine, oppure la metà, se la poi non ha più senso, insomma. Però è anche molto più veloce la semina rispetto magari a quello che facciamo noi con i plateau che durano tanti anni, quelli di plastica, perché hai questa drop seeder che in realtà noi ci siamo fatti costruire per i nostri plateau, però normalmente non esiste. In pratica c'è questo, forse lo dovrei far vedere così non si capisce, però è interessante per chi magari lo sta valutando. Vediamo se lo trovo. La seminatrice, praticamente. Ecco, questo sistema qua in cui ci sono due strati di plexiglass con un telaio d'alluminio, credo che siano, e si inseriscono i semi in mezzo, poi quando si allineano i buchi di quello di sopra e quello di sotto, cascano i semi esattamente nelle losanghe, giusto? E quello vi risparmia anche tantissimo tempo nella semina. Cioè io l'ho visto noi, quando la usiamo, boom, cioè in un secondo semini un plateau. 264 piante. Sì, Cioè ti è. metti lì con le mani, cioè è incredibile, no? Sarebbe da fare la stessa cosa anche sui cubetti di terra. Stiamo Non è parlando difficile. Cioè, se trovi, non so, Bruno, conosci Bruno di Green Tool Stack? Non lo conosco, utilizzo i suoi attrezzi. Se parli con lui è super interessato a fare queste drop seeder per tutti i tipi di plateau più comuni. E secondo me, se gli proponi di farlo per la soil blocker, già ci avrà pensato. La Sì, cosa credo difficile sia, no? Allinearli. adesso so che anche la Terratech che fa tipo sto attrezzino per seminare sugli alveoli,
Sì, il problema è la distanza, no? Dovresti avere tanti piatti da cambiare praticamente l'interasse dei fori. Però sì, è la svolta. Sai Poi tu sei dal capire. meccanico, quindi sei tentato di costruirtela da te. Dai, di la verità. Racconto velocemente questo aneddoto. Vai, vai. Mentre stavo costruendo, ho fatto tutti i 264 fori, quelli sotto, stavo finendo i 264 fori sopra. Praticamente ho schiacciato troppo col trapano e ho sfondato la piastra di plexiglass. Da là mi sono girati un po' le balle, visto che era tutta la giornata che facevo fori e ho abbandonato il progetto. È ancora là sta piastra forata, crepata in No, mezzo. Eh sì, è stato un po'. Ci vuole un devi bel andare da po'. uno che lo fa con laser, se no, no? Io sono andato da. No, l'ho richiesto un amico, è andato lì e gliel'hanno fatto in 3 secondi. Sì, no, beh, stavo facendo a mano col trapano a mano, figurati. Mi sono appoggiato Perché nel. te. Perché tu sei preciso, se ci provo io dopo 3 secondi è tutto.